Multe per i responsabili degli assembramenti, per chi non utilizza le mascherine e non rispetta il distanziamento, chiusura per i locali di ristorazione, bar, pub e similari che consentono, dopo le ore 18, il consumo sul posto e nelle vicinanze anche all'esterno del proprio locale. È la strategia della tolleranza zero che il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, d'intesa con le forze dell'ordine, ha deciso di attuare per evitare gli assembramenti segnalati in particolare negli ultimi giorni nel centro storico come in altri abituali luoghi di ritrovo della città. Abramo ha presieduto una riunione con i vertici della polizia locale. Durante l'incontro, riferisce una nota, il sindaco ha chiesto di aumentare i controlli all'esterno degli esercizi di ristorazione che, dopo le 18, effettuano servizio d'asporto. In presenza di assembramenti, gli agenti della polizia locale, in sinergia con il supporto delle forze dell'ordine, procederanno con le sanzioni. Il sindaco, grazie alla disponibilità e sensibilità dei vertici delle forze di polizia, ha voluto pertanto avvertire la cittadinanza che ci saranno da subito controlli più severi. Negativa, no? Una cosa negativa, perché il Covid cammina. Quindi è d'accordo. Sì. Grazie. Dovrebbero proprio far andare i ragazzi tutti a casa, innanzitutto perché non è giusto, è per la loro salute, è per la salute di tutti, non è onesto, non è corretto. Quindi non è giusto che la sera si vedano questi pub, queste cose, questi bicchieri fuori, non è corretto. Purtroppo il periodo è questo, non è bello, però dobbiamo adeguarci. Sembra che manchi proprio il buon senso, Non perché ce è ne così abbiamo nessuno, non evidente. ce ne abbiamo nessuno. Io, per esempio, esco nelle ore, il minimo indispensabile. Sto uscendo oggi da 3 settimane, però perché devo uscire, non perché vado a passeggio. Non è necessario. Cioè, per il momento, se ci accontentiamo di stare a casa, di stare chiusi, di stare calmi, tranquilli, è una Quindi cosa lei che. è d'accordo circa l'aumento dei controlli? Certo, come no? Magari facessero qualcosa in più, magari. Io sono contentissima. Io ho visto delle pattuglie di vigili carabinieri là sotto di fronte alla questura. Una concertazione, amministrazione comunale, polizia locale, forze dell'ordine. Fanno benissimo, è inutile che fanno finta di nascondersi, non è importante bere la birra perché il problema c'è, Ed è esiste. grave, molto grave. È grave per noi e per quelli che stanno nascendo adesso peggio ancora. Ce ne dobbiamo render conto. Grazie. Abbiamo un catanzarese e una romana. Un problema comune a tante città in Italia. Cosa ne pensate a proposito di questa strategia, aumento dei controlli dell'amministrazione comunale? No, guardi, io sono d'accordo sul fatto che comunque ci siano controlli, anche perché è il loro lavoro quello che fanno. E sono d'accordo anche, non, magari su queste chiusure anticipate, che comunque devono per forza per far sì che gli assembramenti non siano appunto tanti. Penso che ci sono tante attività che dovrebbero essere comunque sia tutelate, però sì, è lo stesso problema, ecco. Molto più amplificato perché è una città molto più grande, ma Problemi sì. rimangono quelli. Rimangono quelli, più controlli, molto più controlli, molte più multe. Vengono aumentati i controlli, saranno elevate anche multe per evitare che si creino assembramenti all'esterno dei diversi locali, a partire dai bar, ristoranti, pub e quant'altro. E devo dire che i controlli non esistono in Catanzaro, perché io vedo vicino ai pub, vicino ai bar o ristoranti, assembramento di persone vicine a 10 centimetri con boccali di birra. Quindi che non dicessero chi è preposto, che non dicessero delle fesserie. Perché non è vero, se lei vede intorno, non si vede mai una forza dell'ordine che possa fermare qualcuno che non ha mascherine e ce ne sono moltissime. Come possono abbattere questo Covid se noi siamo irresponsabili, cittadini? Ma siccome siamo ineducati e irresponsabili, ci dovrebbe essere qualcuno che dicesse: tu questo non lo puoi fare e ti faccio quello che merita, cioè un'ammenda, quella di 400, quale dicono.